Si apre a Napoli Per Micro, il primo centro di accesso al microcredito del Sud Italia. Lo scopo è quello di agevolare il finanziamento di neoimprenditori, aiutando coloro che hanno idee ma non i mezzi per metterle alla prova del mercato. E si indirizza perciò soprattutto a giovani, famiglie, lavoratori atipici ed immigrati. Accrescere capacità di innovazione e competitività, però, non è l'unico obiettivo. Si arriverà infatti a concedere credito alle nuove imprese anche in funzione della rete e delle credenziali sviluppatesi intorno ai nuovi imprenditori. Le persone non vengono valutate individualmente sulla base solo del progetto che presentano, ma in base alla rete sociale che hanno alle spalle, le associazioni di volontariato, le associazioni attive sul territorio, che diranno sì, effettivamente questo è un ragazzo che ci proverà, è una ragazza che fino in fondo cercherà di fare del suo meglio. Ciò è molto importante in questo territorio, a Napoli, per far capire che da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo stare insieme, il Comune naturalmente è la rete di tutti e quindi è dietro ciascuna di queste iniziative. Al Comune si chiede ora soprattutto di continuare l'azione già avviata nella direzione della semplificazione amministrativa. Sarebbe un crimine se di fronte a un ragazzo che riesce a ottenere un prestito per svolgere un'attività poi si trovasse un ufficio comunale che non gli fa svolgere quello che vuole fare. Questo lo eviteremo in ogni modo, perché sicuramente le persone devono poter sfidarsi col mercato, sfidarsi con se stessi, ma non sfidare la burocrazia non deve essere mai un nemico. Per l'apertura della prima sede, dopo un iter che ha visto collaborare Comune di Napoli e BNL, è stata scelta Piazza Mercato, una decisione che rientra nel progetto più ampio del rilancio del tessuto produttivo del centro storico. Abbiamo voluto fortemente Piazza Mercato perché vogliamo essere vicino ai centri commerciali naturali, alle botteghe, ai mestieri, far vivere da ogni punto di vista i luoghi della nostra città, e il microcredito oggi è una grande opportunità, ci parliamo di soldi nei confronti di giovani che hanno idee, Napoli c'è tanta creatività, quindi secondo noi può funzionare, stiamo lavorando sia con questa iniziativa sia con altre e anche con la Regione per ottenere fondi aggiuntivi sul microcredito.